Qui abbiamo una comunicazione giuridica universale, dunque non c'è solo la utilità, non c'è solo la ricerca violenta della propria utilità. Cioè, alla base c'è una comunicazione giuridica universale che ha un contenuto di utilità, ma che trascende l'utilità, perché, ripeto, c'è anche l'elemento della convivenza. Se hai solo utilità, sei come Hobbes, cioè hai i lupi che non riescono a far società in natura. E invece, le grosse quelle cose, se c'è solo utilità non c'è diritto. Invece, se c'è diritto c'è utilità più comunicazione. Allora, utilità più comunicazione vuol dire che abbiamo i tribunali che servono a stabilire di chi è un certo oggetto, cioè l'utilità. Chi può trarre legittimamente utilità da quel certo oggetto all'interno di un sistema comunicativo che è il diritto civile di una certa comunità. E la guerra? E la guerra è lo stesso. La guerra stabilisce l'utilità, cioè togliamo la proprietà di un territorio a favore, la sovranità su un territorio a favore di una certa parte sovrana contro un'altra parte sovrana. Rispettando sempre, tuttavia, il fatto che esiste una comunicazione giuridica tra gli esseri umani e tra le comunità umane. E dunque in guerra si combatte per l'utilità, un'utilità che non va al di là, che non spezza la comunicazione giuridica, una utilità che resta interna al diritto delle genti e al diritto di natura. Voi direte, beh, bello, più bello che Hobbes, per il quale c'è solo utilità e la sintesi dell'utilità, cioè uno Stato sovrano, fa guerra contro un altro senza preoccuparsi che questa guerra sia una guerra giusta, è solo una guerra utile. Ma sentiamo a vedere un po' all'interno il discorso di Grotti, che lo farà vedere del vecchio in modo analitico. Vediamo che qui in Grotti c'è qualche cosa che parte da basi diverse da quelle di Hobbes, ma arriva a risultati non dissimili. In Hobbes ci sono due stati che si fanno la guerra non minimamente appellandosi alla giustizia. In Grozia ci sono due stati che si fanno la guerra appellandosi legittimamente ciascuno alla giustizia. Il risultato è che anche la guerra di Grozia è una guerra che potrà anche definirsi giusta perché c'è un plusvalore legittimante nel concetto di guerra giusta a cui nessuno vuole rinunciare. Potrà anche definirsi giusta, ma non è certo giusta in senso oggettivo. Non è una guerra per ripristinare una condizione ontologicamente stabile delle società umane violata da un crimine. È una guerra per allocare risorse contestate attraverso una procedura che è anche una procedura militare. Allora assomiglia alla guerra di Hobbes. Perché assomiglia? Ma perché Grozio vive una generazione prima di Hobbes, vive quasi le stesse cose, vive l'Europa che la sta attualizzandosi, in cui cioè è lo Stato che aspira, risucchia sempre di più giuridicità e politicità dai territori, dai corpi intermedi, e diventa l'attore sovrano della politica. Ma qual è la differenza vera? La differenza vera è che Hobbes non è un colonialista. Lo può benissimo essere. Lo può benissimo essere. Ma la struttura del suo pensiero non è. Perché la struttura del suo pensiero non è universalista. E invece la struttura del pensiero di Grotius è universalista.
l'elemento di giuridicità vale per tutto il mondo. Cioè questo tipo di guerra, di grozzo, può benissimo essere portato ovunque nel mondo. Può benissimo essere portato ovunque nel mondo, ovunque qualcuno abbia da rivendicare una questione con qualcun altro. Se siamo tutti fratelli affratellati dalla giuridicità universale, beh, allora ci possiamo tutti fare una guerra giuridica. Chiamiamola guerra giuridica invece che guerra giusta, così ci intendiamo. Ci possiamo tutti fare una guerra giuridica. Non è un elemento universalistico, colonialistico, tra virgolette, ma no. Ed ecco perché la guerra la possono fare tipicamente gli stati, che sono quelli che più chiaramente rivendicano qualche cosa. Appunto, la Francia e la Spagna rivendicano entrambe la Borgogna, poniamo. Si capisce chiaramente di cosa stiamo parlando e si capisce chiaramente che solo dei soggetti sovrani possono avere l'ardire di rivendicare la Borgogna. Ma ecco perché ci può anche essere la guerra privata. Perché quando la Compagnia delle Indie orientali olandese stipula certi patti, contratti con il re delle Molucche, posto che esista un capo tribù delle Molucche, e poi vede che questo patto, contratto non è rispettato, per il buon motivo che il re delle Molucche o non ci ha capito niente, o quel patto e contratto è redatto sulla base di una concettualità che gli è completamente estranea, o perché è una turbacchione, questo non lo sappiamo. Allora a quel punto invece che fargli causa, cosa palesemente impossibile, gli si fa la guerra, giusto, guerra giuridica. Chi gliela fa? Ma lo Stato olandese. Se vuole, più probabilmente glielo fa un'entità privata substatale, come, ma insomma piuttosto grossa e impegnativa, come la Compagnia delle Indie. Ora, in questo modo noi abbiamo visto a che cosa serve l'universalismo? Serve certamente ad affermare che non esiste fra gli uomini un baratro agiuridico, che non esiste la frattura, la interruzione del logos, che non esiste la interruzione del logos giuridico, che ci possiamo capire, che ci possiamo. Che possiamo darci ordine, non soltanto ciascuno al proprio interno, come vuole ogni buon aristotelico, essendo l'uomo animale sociale, ogni comunità ha diritto di autodeterminazione, ma anche fra le comunità. Certo che serve a questo. Ma serve a proiettare questo in tutto il mondo. Serve a fare di questo il nostro. Una terra che fin dal tempo di Grotio, viene immaginata sostanzialmente come una terra occidentalizzata, o occidentalizzabile, o comunque una terra in cui anche le entità più remote e più lontane culturalmente da noi hanno diritto al nostro rispetto perché hanno la nostra stessa dignità umana. Però noi le capiamo, noi interagiamo con esse sulla base del nostro. E questo è molto anglosassone. Voi direte, grazie, non è anglosassone. Certo che no, ma è l'esponente di una potenza marittima. L'Olanda è una potenza marittima. È una potenza marittima che ragiona in questo modo. Cioè, ragione per estensione. Ci voleva un anglosassone non anglosassone come Hobbes per pensare il contrario, cioè per pensare
alla intensità della politica. Intensità capace di costruire l'ordine del discorso politico particolare, lo Stato, ma di non estenderla in modo immediato a tutta l'umanità, perché capisce che non importa niente, che non è possibile, che si va verso l'assurdo. Stato mondiale è un assurdo, è un assurdo pensare che esista in natura l'ordine. E dunque gli stati tra di loro si guatano come gladiatori. Si possono anche mandare ambasciatori, ma insomma, questa idea è l'idea che si fanno la guerra senza invocare la giustizia. Una guerra di pura utilità, senza invocare la giustizia. E certo, possono anche fare operazioni coloniali, ma almeno non le coonestano col nome di diritto internazionale. E dunque in questo modo vi ho detto anche una parte della fortuna di Grozio. La parte iniziale della fortuna di Grozio è bellissima. A differenza di Hobbes, che è stato malfamato, e di Vittoria, che ha avuto una grandissima fortuna, però insomma è molto connotato, cioè è un domenicano, seconda scolastica spagnola, ha una forte influenza su tutti gli internazionalisti. Su Alberico Gentili, su Grozio, poi passa dentro l'università tedesca, certo, però insomma è il cattolico della situazione. Ecco. Grozio è un protestante molto moderato che ha fin da subito una gran fortuna perché viene insignito da Pufendorf, cioè da uno che aveva una posizione egemonica nella cultura giuridica. 700, del titolo di padre del diritto naturale, padre del diritto internazionale, niente meno. Naturalmente incontrava anche grande ostilità. Voltaire detesta Grozio, perché Voltaire è un illuminista, Grozio è palesemente barocco, per cui la ragione in Grozio è un nucleo nascosto dentro una selva di argomentazioni. E invece Voltaire preferisce l'argomentazione affilata, nitida, nuda, appunto, razionale. E maltrattato moltissimo da Kant, che lo mette insieme a Pufendorf e insieme a Hobbes come coloro che ipocritamente dicono che la guerra fa parte delle cose del mondo e fa parte dell'esistenza giuridica dell'umanità. In realtà Hobbes non dice questo, Kant lo sa. E dunque sono degli ipocriti e dei traditori del concetto di diritto, di cui Kant ha tutt'altra idea, cioè la consapevolezza del dovere di considerare la persona come portatrice di fini universali, praticando questa consapevolezza nel mondo, cioè dentro la politica, anzi, informando di questa consapevolezza la politica. Dunque la guerra non ci sta, perché la guerra è violazione della dignità della persona. La guerra è stata utile, certamente, per Kant, è stata utile in passato, nel passato remoto, ha distribuito l'umanità su tutto il mondo, ma oggi, se siamo persone civili, non facciamo la guerra. E dunque, per favore, smettiamola con la guerra giusta. Guerra e diritto non stanno insieme. È un concetto kantiano, tutto spostato sul diritto, ma è un concetto anche herbesiano, tutto spostato sulla guerra. Cioè, non posso dire che guerra e diritto non stanno insieme, perché la guerra non ha a che fare col diritto. Vabbè.
Grazio ha avuto questo momento di fortuna, poi di sfortuna, in quanto giusnaturalista sembrava che fosse negatore della profondità storica delle esigenze delle nazioni. Beh, insomma, riconsiderato bene da Hegel, perché Hegel e tutti quelli che parlano della guerra come di qualche cosa che fa parte dell'esperienza umana di tempo, mi va bene. E poi grandissima fortuna nel mondo anglofono di fine 800 in poi, perché lì c'è la sottolineatura dell'aspetto universale. Ecco, non tanto come sottolineava Kant, Grozzi è uno che ci insegna che si può fare la guerra, ma Grozzi è uno che ci insegna che gli uomini sono uniti originariamente nel diritto e che da quel diritto originario, il diritto naturale, si sviluppa in qualche modo necessariamente il diritto internazionale. E quindi Grozio, vabbè, sì, dirà che si può fare la guerra perché eravamo del 600, quando non c'erano ancora tribunali internazionali, le istituzioni internazionali come la Società delle Nazioni, come l'ONU, però la base ce l'ha, ed è lui che la mette. Cioè esiste il diritto naturale valido per tutta l'umanità e esiste il diritto internazionale che discende necessariamente, anche se in fatto storico, dal diritto naturale, e questo diritto internazionale contiene anche la guerra, ma soltanto la guerra che si dà quando quel diritto viene violato. Quindi è l'inventore non della guerra giusta di Vittorio, troppo oggettiva, non della guerra hobbesiana, troppo soggettiva, cioè troppo statualizzata, in cui lo Stato fa la guerra senza chiedere il permesso a nessuno, è l'inventore di una guerra giusta non è l'inventore della pace perpetua, perché quello la pensa Kant, è l'inventore di una guerra giusta che potrebbe essere interpretata come guerra di polizia. Cioè guerra di perseguimento di coloro che hanno violato il diritto internazionale. Ora, Grozio in realtà mette più l'accento sul fatto che la guerra può essere guerra giusta da entrambe le parti. Mentre invece l'interpretazione anglosassone va nella direzione di dire Grozio è quello che inventa il diritto internazionale e vede che le guerre, implicitamente o esplicitamente, ci dice che la guerra giusta è solo quella che si fa contro colui che viola il diritto. E comunque sia, l'elemento universalistico è preponderante rispetto all'elemento bellicista. Ora, un altro dei motivi per cui Grozio è stato studente, parallelo, molto importante nella cultura italiana, è l'undicesimo paragrafo del Prolegomena, dove c'è appunto Le Piance da Remus, non essere, cioè, il tema è, ma insomma, Grozio opera un ragionamento interno alla teologia. Grozio fa teologia politica. Detto in un altro modo, Grozio è un pensatore laico o è un pensatore religioso? Su questo c'è stata una lunga serie di dibattiti che sono tutti riportati e discussi nelle introduzioni, nelle diverse introduzioni che abbiamo premesso a questa posizione. La soluzione che do io ve l'ho già detto. Cioè, una frase come quella, che è una frase medievale,
Nel Medioevo veniva pronunciata per dire che siamo davanti all'assurdo, no? Se ipotizziamo che Dio non ci sia, andiamo nell'assurdo. Cioè non possiamo far sì che un ragionamento funzioni se togliamo il fondamento del ragionamento. Anche il ragionamento più ovvio, più banale, in ultimissima istanza deve trovare un fondamento. Quella frase in grosso è una frase che invece segnala che se Dio c'è va bene, ma potrebbe anche non. E che se Dio c'è serve, come tutto il cristianesimo, serve a dilatare, ampliare la ragione, a togliere l'esclusivismo ebraico. Distingue tra il popolo eletto e tutti gli altri popoli. Per il cristianesimo tutti i popoli sono eletti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'interesse di Grozio è l'universalismo. Vuole dire certamente che, come è ovvio, non c'è universalismo occidentale che non nasca dall'universalismo cristiano. È evidente, cioè, l'idea di fondo, o sei Lucrezio, che sei universalista perché credi negli atomi, ma queste sono posizioni assolutamente estremistiche, minoritarie. Il grosso della cultura occidentale, anche quando abbandona il cristianesimo, si porta appresso del cristianesimo l'universalismo. Per cui Grozio secolarizza il cristianesimo. Sostanzialmente sì. Perché lo secolarizza? Perché se noi andiamo a leggere, e non soltanto il prolegomena, vediamo che il cristianesimo da lui è interpretato come una serie di insegnamenti morali, che servono a perfezionare la qualità dell'uomo, che servono a migliorarlo, ma che non hanno immediata valenza giuridica. La differenza grossa che c'è tra l'Antico e il Nuovo Testamento è che l'Antico Testamento è una cosa degli ebrei, il Nuovo Testamento è una cosa di tutti. E questo sia giusto o sbagliato, lasciamolo perdere. Questo è quello che dice. Allora, se il cristianesimo ha due effetti, il primo effetto è miglioramento morale, certo, per cui c'è. Sei costretto a essere monogamo, eccetera, eccetera. Sei costretto a perdonare le offese moralmente. Sei costretto, se vuoi essere gradito a Gesù. E poi l'altro effetto è universalizzazione di ogni ambito di vita. Ma, per esempio, come poi fanno tutti, e come fa anche Toria, perché è obbligatorio, ma insomma anche in Grozio c'è una lunghissima discussione sul tema. Ma, cioè, io sto parlando di guerra giusta, ma io sono un cristiano e sto parlando a una civiltà cristiana, che è la civiltà europea, e sto pure pretendendo che quello che dico valga per tutti gli uomini, sulla base del principio che le cose che ha detto Gesù sono cose che vanno bene per tutti gli uomini. Ma che cosa ha detto Gesù sulla guerra? Ha forse detto che non va mai fatto, che c'era dentro il cristianesimo, soprattutto quello primitivo, anche il filone del pacifismo assoluto, no? Ed ecco allora una serie rocambolesca di interpretazioni di tutti i passaggi in cui pare che ci sia il rifiuto della violenza. Pare che ci sia il rifiuto della guerra, interpretazioni tutte rivolte a Grozio, ma ripeto, queste cose le trovate anche in Vittorio, dunque in Domenicano, tutte rivolte a dimostrare che o quelle affermazioni ultrapacifiste sono mal interpretate, o sono tutte rivolte sul livello morale e sono tutte rivolte a ottenere qualche cosa di volontario, cioè l'ultraperfezionamento, che vuoi essere perfetto
fai queste cose, ma il cristiano, diciamo così, normale non è tenuto. D'altra parte, una lunga serie di prove portate da Europa, ma anche da Vittorio, dai padri della Chiesa, dai dottori della Chiesa, da San Paolo, dagli Atti degli Apostoli, dal Vangelo, delle citazioni da cui compare che nessuno ha mai detto che il mestiere delle armi è un mestiere incompatibile con l'essere cristiani, anzi, il paradiso è pieno di martiri cristiani che erano dei soldati. Gesù consente che i discepoli portino con sé una spada, non due che sono troppo, ma una sì. Insomma, tutta una serie di spiegazioni del fatto che anche essendo cristiani si può e si deve parlare di guerra, e certo si deve parlare di guerra giusta, ma la guerra giusta può essere tante cose. Oggi è quello che Grozio chiama il bellum solemne, cioè la guerra tra stati che hanno entrambi la pretesa di essere giusti, dove la giustizia vuol dire entrambi portano ragioni per ottenere una certa cosa, no? E le portano in un contesto che è il contesto della civiltà, prima di tutto europea, in cui ci si riconosce l'un l'altro come appartenenti alla medesima civiltà, ma li portano anche in tutto il mondo, dentro la prima globalizzazione, perché tutti gli uomini hanno il diritto-dovere di essere trattati come uguali, come immersi tutti nel sistema universale della comunicazione giuridica, e quindi a tutti può capitare di trovarsi davanti una cannoniera olandese che rivendica il pagamento di un certo debito non pagato, rivendica il rispetto di un certo contratto non rispettato. E questo è il modo con cui vive, esiste la civiltà. Non stiamo parlando male di questo, non stiamo criticandolo. Tutta la produzione culturale dell'Occidente è costruita sul fatto che l'Occidente è una parte che cerca di estendere la propria ragione al tutto, a volte con criteri di bieco dominio coloniale, a volte con criteri di civilizzazione nei limiti in cui una civilizzazione può essere portata, suggerita, imposta ad altra civiltà. Non esiste nulla di universale nella storia quando si parla di politica e di diritto. La costruzione degli universali nasce dal particolare. In Grozio è chiarissimo. La traduzione italiana, e chiudo su questo, la traduzione italiana di Grozio metterà, tutti potevano leggersi Grozio nelle edizioni critiche prodotte durante il XX secolo, solo che Grozio scriveva in una lingua che lui credeva fosse il latino, ma in realtà era una cosa piuttosto, come dire, ingannevole. Chi è abituato al latino di Cicerone, diciamo, col latino di Grozio avrà qualche problema. Per cui la traduzione italiana di Grozio, sempre confrontabile sui testi latini, ovviamente, ci aiuta a entrare nella complessità, nella drammaticità, nella verità, che è un autore. È un autore storico del Seicento che, come tutti gli autori storici del Seicento, adopera tutta la storia passata per legittimare il presente in modo non storicistico. Il presente non è la evoluzione, il presente è la chiarificazione razionale di ciò che è sempre uguale a se stesso, cioè del diritto naturale. Ecco, la chiarificazione razionale, cosa dimostrabile o via di teoremi, vedi Cartesio, vedi Spinoza, o in via di accumulazione di prove storiche, ma lette astoricamente, grosse, no? Citazioni. E questo è. Se noi vediamo Grozio in questo modo, noi cambiamo il modo in cui viene letto in Italia, che
che non è più il Grozio che pone questioni astratte. Esiste la secolarizzazione, si può ragionare di diritto senza pensare a Dio, ma che cosa voleva dire quando diceva questo? Ma non è il Grozio astratto, ma è il Grozio concreto, il Grozio pensatore politico. Vi ringrazio per l'attenzione.